Primi passi per l'agricoltura del futuro e le coltivazioni 3.0 significa zero pesticidi, zero chilometri per il trasporto dei prodotti, zero consumo di suolo. Ad aprire uno scenario l'Enea, che ha realizzato la prima vertical farm italiana dove le piante, la lattuga piuttosto che il basilico, sono coltivate su più strati in cubetti di torba pressata immersi in acqua con soluzioni nutritive a riciclo continuo e non solo, l'illuminazione con LED ad alta efficienza energetica e riproducono il ciclo della fotosintesi clorofilliana. Siamo nella Vertical Farm che Enea presenta qui ad Expo e è un concentrato di tecnologie per dimostrare come, utilizzando le tecnologie disponibili, sia possibile abbattere moltissimo quelli che sono i costi e le ricadute ambientali della produzione. La produzione, spiega l'Enea che ha presentato la sua Vertical Farm all'Expo di Milano, è praticamente doppia rispetto alle colture tradizionali. Per l'insalata, ad esempio, si passa da 6 a 14 cicli di raccolta l'anno per ogni piano, con un risparmio del 95% di acqua. Servono cioè 2 soli litri di acqua per un chilo di lattuga, contro i 40-45 litri di acqua per ogni chilo di insalata coltivata in un campo tradizionale.